Buongiorno e benvenuti al Maker Chef di oggi. Oggi siamo all'aperto perché parleremo specialmente di astronavi, stelle e spazio. Restate con noi dopo la sigla dei Maker Chef. Due grammi di silicio, quattro pezzi d'acciaio, lasciare ad essiccare su una morsa così. Un pizzico di led e poi ragù di ingranaggio, e quante idee si accendono qui. Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef, poi cuci, salta, tagli, accendi, Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef, Maker Chef. Buonasera a tutti e è un po' di anni che arrivo su questo palco. Quest'anno sono in una veste un po' particolare, perché come tradizione ho portato il camice e degli esperimenti che fra poco faremo. Faremo uno che è sempre stato tra i più in voga, più simpatici, che è sempre piaciuto a molti, molti dei più piccoli, li coinvolgiamo nel fare questo esperimento. Se hai bisogno di aiuto, noi ti facciamo da balletti. Quindi andiamo a coinvolgere anche i più grandi, ho capito già come dove andiamo a parare. E quest'anno sono anche qui per presentarvi questo esperimento. E forse qualcuno di voi dice, ma come un esperimento? Quello è un libro. Infatti è un esperimento scientifico letterario. Allora, qual è stata l'idea? Insieme ad una casa editrice che si chiama Vele di Carta, abbiamo voluto unire questi due mondi che di solito sembrano un po' distanti, il mondo scientifico e il mondo letterario. Siamo qui oggi in anteprima assoluta e in segreto nella base spaziale sperimentale nell'area tecnologica e avanzata più grande del mondo, e avremo oggi l'onore di intervistare uno degli uomini più influenti della Terra e uno dei più ricchi del mondo, che sta cambiando le sorti del pianeta, il signor Alone Muschio. Potevi muovere a Elon Musk. Buongiorno. Buongiorno signor Alone Muschio. Come dicono i nostri amici, lunga vita, prosperità e nano nano. Come si fa a fare una cosa del genere? Abbiamo indetto un concorso, e in questo concorso i ragazzi dovevano scrivere dei racconti ispirati a reali principi scientifici. Quindi che cos'è un atomo, che cos'è un terremoto, le galassie, l'universo, ma andare a stravolgerne il significato. E da questo esperimento letterario ne sono usciti 18 racconti, racconti raccolti in questo libro, di cui il vincitore ci ha parlato della solitudine di un elettrone, no? Questi elettroni che sappiamo, no? Poverini, stanno lì, girano, che cosa fanno? Magari hanno anche dei sentimenti. Quindi è un libro che va letto in maniera molto leggera, chiaramente, senza nessuna pretesa letteraria, ma che ci permette di vedere il mondo della scienza da una prospettiva differente. Noi siamo qua perché per la prima volta vediamo uno degli esperimenti scientifici più importanti mai realizzati. In cosa consiste questo macchinario dietro a noi? Allora, lei sa che siamo in tempi difficili, sì, di austerità, e bisogna abbattere i costi. Noi abbiamo cercato di capire quali erano i grandi costi per arrivare lassù nei cieli. Per giungere ancora una volta sulla Luna. Lei è proprio una fonte di ispirazione. Come fecero i nostri avi. Ok, quindi torneremo sulla Luna grazie alle sue tecnologie. Grazie alle nostre tecnologie si spendeva troppo i mezzi di trasporto, quindi abbiamo pensato di accantonarli. Beh, ma anche perché le tecnologie ormai sono cambiati i costi, è cambiato un po' tutto. Questo è il futuro, quindi. Questo è il futuro. Ok. Questo è il futuro. Ci spieghi in cosa consiste questo macchinario, probabilmente che sicuramente sfrutterà le tecnologie elettriche e soprattutto la fisica dei quanti. La fisica dei quanti, anzi, noi abbiamo degli scienziati nella nostra squadra che sono andati oltre alla fisica dei quanti. Ma dai. Sono molto più precisi. Nella fisica dei quanti manca la precisione, diciamo. Un'approssimazione ogni tanto. Quindi qui siamo più vicini, quindi non siamo alla fisica dei quanti, ma alla fisica dei parecchi. Quindi sappiamo già che il numero è sostanzioso. Quanti era ancora la domanda. Invece adesso
parecchi. E abbiamo unito una parte scientifica ufficiale in cui ci sono un paio di pagine dedicate ad una tematica. Faccio un esempio: due pagine dedicate alla spiegazione dell'acqua, che cos'è la molecola, perché è importante. E in seguito c'è un breve racconto ispirato proprio all'acqua, in cui l'acqua diventa un supereroe. Infatti ha parlato di Aquaman, che non è quello della Marvel, ma ne ha creato uno tutto suo, questo studente. Anche il carburante costava, bisogna dire la verità, non solo il mezzo. Infatti, come avevate risolto la questione carburante? Perché so che ultimamente avete trovato una soluzione anche per il carburante. Abbiamo trovato una soluzione. Prima abbiamo cercato con i buoni regionali, insomma, nelle zone in cui si può... regionali andiamo sulla luna. Comunque ha dei costi, comunque certo. Ha dei costi. È difficile trovare i distributori lungo il percorso, tra l'altro. È giusto, è uno non ci pensa. Non dicono mai, è difficile trovare distributori lungo il percorso. Uno parte, un caffè, la benzina, niente. Dove niente. Dove partire niente. Già pensando. Comprare un Toblerone, niente. È possibile. Niente, bisogna andare su dritti. Questo qua è un esperimento semplice. Allora, come mai ho scelto un esperimento semplice? Perché... per farlo a casa! Dovete prendere tutte le istruzioni e farlo a casa dopo, a casa delle nonne, delle zie. Esatto, quindi non confondiamo la semplicità nelle case più belle. Una cosa banale. In realtà questo esperimento è molto simpatico ed è un invito perché possiate ripeterlo a casa. E l'unica cosa che vi serve sono due cose in realtà. L'aceto, che io adesso magicamente cercherò di gestire tutto con una mano, che è molto vuoi più che complesso. Vuoi che ti teniamo il microfono? No, ce la faccio. Per adesso ancora ce la faccio, vediamo come va. Prendiamo l'aceto, normalissimo, io lo sottolineo questa cosa, perché negli anni che incontro le persone nelle fiere c'è sempre quella curiosità, dice aceto, ma dove l'hai preso? No, è aceto, tranquillo, aceto. E prendiamo il bicarbonato. Che cosa succede dall'unione del bicarbonato e dell'aceto? Avviene una reazione chimica in cui si sviluppa un gas dell'anidride carbonica. Eccolo qua. Fa tutto... Vabbè, speravo si sentisse, non credo si sia sentito. Non... ok. Tutto questo rumore che voi sentivate sono le bollicine di anidride carbonica che cercano di volare via. Nessuno le trattiene e di fatto se ne vanno. Allora, cosa abbiamo pensato? Costa troppo il mezzo? Giusto. Costa troppo il carburante? L'elastico. Cioè, si parla di un elastico spazio-temporale per accorciare le distanze? No, un elastico molto forte. Qui il nostro macchinario che si chiama Spock, proprio in onore... Ah, in onore del famoso Spock di Star Trek, dei viaggi interstellari. No, Spock proprio rappresenta il rumore dell'elastico che si spacca. No, no. Dell'astronauta che si spezza. Sì, tendenzialmente. Qualcuno di voi verrà chiamato sul palco per ripetere l'esperimento. Vorrei sia uno dei più piccoli, però vorrei anche che prima di andare via ci fosse qualcuno dei più grandi che sta guardando noi che abbia un po' di coraggio. Sì, di fare allora, cosa? Dobbiamo prendere un barattolino ermetico, questi sono i barattolini un po' vintage che venivano usati per i rullini, ma ormai se ne trovano di tutti i tipi. L'importante è che sia un barattolino ermetico, il che significa che il tappo regga un pochino la chiusura. Ci mettiamo l'aceto di prima. Dentro il barattolino stai mettendo l'aceto. Ma nel barattolino non c'era nulla? Assolutamente no. Vuoto, okay. Vuotissimo. Tra l'altro, purtroppo abbiamo trovato una certa resistenza da parte dei nostri astronauti che inspiegabilmente non vogliono... Perché non credono nelle innovazioni. Ma del resto... c'è sempre bisogno dei pionieri, bisogna cercare un pioniere. Giusto. E noi la ringraziamo. A chi? Ce l'annuncio oggi ovunque. Chi arriva primo parte, quindi la ringraziamo. Ma no, non... la ringraziamo tantissimo. A me mi viene già nausea andare sulle giostre. Perché questo è un piccolo passo per l'uomo, ma un grande passo per l'umanità. Vuotissimo. Prendiamo una puntina di bicarbonato, che detta così sembra un po' una ricetta. Per digerire. Allora, metterò il bicarbonato dentro il barattolino e velocemente lo vado a chiudere. Visto che è ermetico, che cos'è che aumenterà? La pressione, benissimo, brava mamma, e
Questa pressione porterà ad una piccola esplosione che per i più piccoli di solito è l'apoteosi della scienza. Okay. No. Oddio! Ma velocissimo! Sino a qualche anno fa, perché non si riusciva ad arrivare sulla Luna? Perché appunto sono più di 40 anni che non torniamo sulla Luna? Qual è il motivo? La mira. Che mira? La mira. Qual è il problema? Facendo le partenze di giorno, cioè partendo di giorno, non si riesce a mirare la Luna perché non la si vede, come ci insegna lei. Quindi bisogna venire qui alla base segreta spaziale... Mia, lunga vita, prosperità. Sì, nano nano, sì. Nano nano, notte di luna piena, noi prendiamo una mira, sì. tiriamo, pum pum, su. Di notte, più facile. Perché vediamo la luna. Senza vedere la luna come fai a prendere la mira? No, la scienza, proprio la precisione, la scienza è precisione. Grazie. Giulio Pompei! Ho detto giusto, dal progetto che si chiama Do You Speak Science, e qualcuno prima ha detto che anche su internet, infatti racconto la scienza su internet, lo trovate come Do You Speak Science, lo trovate sia sul sito internet che su YouTube. E l'idea è quella di raccontare la scienza con un linguaggio un pochino più leggero, non senza troppi... costruzioni accademiche o insomma, che poi sono importanti, per carità, però è un modo per avvicinare le persone al mondo scientifico. Ma tra le innovazioni principali del signor Alone Muschio c'è la famosissima macchina elettrica che ha cambiato il mercato delle automobili. L'auto elettrica sta cambiando il mercato delle automobili, certo. E noi siamo all'avanguardia con la ricerca proprio delle auto elettriche, infatti, delle tecnologie nell'auto elettrica. Non è ancora totalmente mainstream perché alcuni dicono che il costo, nano nano, lingua di specialità, è sì. Che il costo è ancora un po' proibitivo per l'uomo comune. Basta un non nulla. Partiamo dalla versione base. È pronto? Quindi è pronto, vediamo per la prima volta al mondo il modello economico delle Tesla. Finalmente, signore e signori, grande innovazione. Eccoli qui i nostri gioielli. Prego. Guardi. Ma queste sono le nuove Tesla. Le nuove Tesla. Sì, si emozioni. Ma è biposto? Due piccoli al limite. Uno grande, uno piccolo, due piccoli. Ci stanno. Io tengo fermo il barattolo, tu metti l'aceto. Dai. Prendiamo la mira. Quanto? Un mignolo, guarda. Un mignolo. Ma è un mignolo grandissimo. Per orizzontale, per verticale, un mignolo. Giustamente, questa è scienza. Facciamo... Con unghia, senza unghia, in orizzontale. Orizzontale. Mignolo orizzontale. Mamma mia! Ferma. Ok, benissimo, okay, ci siamo. Bene. Fin qua ci siamo. Un dito mignolo orizzontale di aceto. Siamo già oltre la metà dell'esperimento, quindi... Allora, che cosa succede adesso? Spiegaci prima di mettere quella adesso, roba lì. È vero, cosa è vero, dobbiamo fare? La scatola contiene il bicarbonato e io volevo assicurarmi di prendere la giusta quantità. Sì. No, ci fanno scherzo. Perché negli anni mi sono accorto che se ne prendi una quantità un po' diversa... Sì. Succedono cose strane. Noto che l'automobile effettivamente è elettrica. Elettrica come promesso. Non vi è alcun dubbio. Non c'è neanche il problema del distributore, perché vedo che comunque prende corrente dall'alto. Sì, dall'alto. Benissimo. Ok, come si può uscire da qua quindi? No, non si può uscire, la macchina rimane dentro. Bisogna spostare tutto. Cioè, se tu sposti tutto, bisogna trovare ancora. Ecco, questa è la soluzione ancora, capisce? Però siamo a buon punto, perché la macchina elettrica per essere... C'è. E nessuno può dire il contrario. Le nuove Tesla, signore e signori, in anteprima per Maker Chef. Ok, magari ti scoppia mentre lo giri, troppo veloce. Quindi, fai diciamo tu, no? Così va bene. Fai tu. Io cosa faccio? Che scoppia mentre lo giri? Distribuiamo i compiti. Quindi, allora. Allora, qualcuno uno deve tappare e uno tappare deve girare. E uno gira. Io tappo. E io lo giro? Sì. Eccoci, ci siamo. Ma secondo voi ce la fanno? Io inizio a avere un po' di dubbi, Vedi, guarda che dicono di no, Ok, la squadra è pronta, Qua ci vorrebbe un rullo di tamburi, sta roba così, ma... Pronti? Via.
Anche questa volta, bravissimi! Maker Chef oggi qui nella base segreta, nel laboratorio di Aleone Muschio. Siamo qua vicino a questo incredibile, innovativo treno elettrico di Aleone Muschio. Ci spieghi, Aleone Muschio, come fa questo ad aver addirittura... Lunga vita, prosperità, nano nano! Ad aver addirittura innovato l'incredibile invenzione del treno a levitazione magnetica. Beh, questo è un passo in avanti. Questo è un passo in avanti e anche diciamo una spallata ai giapponesi, al popolo nipponico che aveva messo le basi, insomma, per questi treni avanzati a levitazione magnetica. Siamo andati oltre anche qui. Siamo andati oltre perché noi siamo arrivati alla levitazione naturale, quindi passo avanti per la scienza e per l'uomo. Sono nate da questi ragazzi che hanno scritto i racconti, sono nate delle cose inaspettate. Sì, sì, assolutamente. Anche noi, intanto noi non ci aspettavamo che avrebbero partecipato così tanti. È stato un tentativo il nostro, è andato a buon fine, ma fino all'ultimo noi eravamo un po' sulle spine che avrebbero effettivamente partecipato. E ne è nata una bellissima collaborazione con questa casa editrice e noi speriamo che possa essere anche un modo per coinvolgere i professori delle materie letterarie nel far vedere che esistono dei collegamenti interdisciplinari, in questo caso tra letteratura e scienze. Come fate in questo contesto di tecnologia all'avanguardia a nutrire gli astronauti durante la trasferta? Beh, guardi, allora l'astronauta ha bisogno di zuccheri. Giusto. E proteine. Bravo. Per gli zuccheri abbiamo zucchero filato a quantità industriali, cioè lo produciamo noi, veramente è una cosa... Tocca sana per l'alimentazione di un astronauta. Tocca sana per l'alimentazione. Zuccheri. E per le proteine? Pesci rossi. Un pesce rosso. Cioè, è anche facile da trasportare nel sacchettino, lo porti nello spazio. Ma devi vincerlo prima o te lo danno in dotazione? È difficile, lo devi vincere. Non parti, perché anche questo forma il carattere dell'astronauta. Giusto. Vincere le proprie paure e vincere il pesciolino rosso. Mi sembra veramente strano che nessuno voglia partecipare a questa missione incredibile. Ma la ringraziamo, la ringraziamo. Prego, veramente. Prego. Ma come numero di racconti da selezionare sono stati... Ce n'erano tanti. Sì, siamo arrivati a un centinaio di racconti che come prima edizione fatta localmente non ci possiamo lamentare. No, noi assolutamente. Ne abbiamo selezionati 18, anche perché la tematica non era così facile, ecco, dovevano avere due competenze gli studenti. Certo. Sia letterarie che scientifiche. Grazie signor Aleone Muschio di aver aperto le porte di questo incredibile... Lunga vita, prosperità, nano nano. E nano nano di questo incredibile laboratorio all'avanguardia. Maker Chef vi saluta, ci vediamo alla prossima puntata. 2 grammi di silicio, 4 pezzi d'acciaio, lasciare ad essiccare su una morsa così, un pizzico di led e poi ragù di ingranaggio, e quante idee si accendono qui. Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef, coi cuci salda, tagli, accendi, Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef.